Valerio Cleri, un anno 2010 da incorniciare, si è stato anche premiato dalla FINA come miglior atleta dell'anno. Sì, hai detto bene. No, sono veramente tanto soddisfatto perché quest'anno sapevamo che era un anno abbastanza particolare perché dopo i mondiali di Roma si chiudeva, diciamo, un ciclo di gare e di allenamenti molto impegnativo che è durato dal 2006, diciamo, quindi 4 anni circa, 3 anni. Quindi quest'anno è stato un anno, diciamo, di transizione perché quest'anno poi c'è la selezione per le Olimpiadi, quindi il 2010 si presentava come un anno un po' particolare anche in virtù del fatto che ci sarebbe stato questo doppio appuntamento mondiale ed europeo in circa 20 giorni, quindi insomma abbiamo dovuto stringere un po' i denti e cambiare un po' la preparazione per far modo che arrivassi a questi due grandi appuntamenti per poter gareggiare sulle due gare ripetute in successione, insomma, quindi 4 gare in poco meno di 20 giorni, circa 70 km più o meno. È andato tutto bene, abbiamo raccolto insomma tanto, diciamo è stato un po' il raggiungimento di un ciclo, insomma, di allenamenti, insomma, che è durato tanti anni. In vista di Londra 2012 ci sono ancora i mondiali di Shanghai. Sì, è tappa fondamentale perché mi devo qualificare, quindi non sono assolutamente sicuro di partecipare a Londra, anzi mi devo qualificare, quindi insomma quest'anno è l'anno più, diciamo, importante perché insomma, mi dà la possibilità di poter partecipare alla mia seconda Olimpiade. Sarebbe fantastico per me, già sarebbe un grandissimo obiettivo.